Ciao Tommy, come stai? Bene, tu? Benissimo, basta, guarda. Tutti bravi, che sennò poi magari ti sciupi, mi raccomando, riguardati. È complicato però non fare... bravi, insomma, bisogna stare attenti. Hai ragione, però è che vuoi fare? È un vizio, un brutto viziaccio, tu puoi capirmi. È chiaro, io ho fatto di necessità virtù, è diventato il mio lavoro. Hai visto? Cerco di fare lo stesso anche io, impazziscono per la buona musica, non vedevano l'ora di incontrarti e poi ottima organizzazione e un ottimo DJ. Assolutamente, organizzazione direi finora impeccabile, ma ho visto anche poi un punto di vista tecnico perfetto, ho visto dei bei ragazzi, delle belle ragazze, una bella gioventù, bello, piacevole, ti mette il sorriso. Anche tu tra la gioventù. Esatto, così mi do una botta di vita, mi sento, mi tolgo questi 5 anni, 10 anni. Tutti vogliono fare i DJ, ma secondo te, da buon DJ, qual è quel quid in più, il vantaggio competitivo che fa di un DJ un buon DJ? Fare il DJ non vuol dire saperne molto o selezionare della buona musica, ma è fondamentalmente far ballare la gente. Questo è il lavoro. Poi farla ballare con la miglior musica possibile secondo il gusto di ciascuno, questo sarebbe il traguardo, insomma, che ogni bravo DJ dovrebbe raggiungere. Cioè, tu dovresti riuscire a convincere chi ti sta davanti che quello che stai mettendo sono le cose più belle da ballare in quel modo, hai capito? E anche essere ruffiano. Sì, deve essere ruffiano, certo, deve avere mestiere, ci sono varie cose, capito? Però fondamentalmente non bisogna mai dimenticarsi questo, che il nostro lavoro è quello di farli ballare, se no facevamo altro. Tu caspita se li fai ballare, noi ti abbiamo sentito, abbiamo ascoltato. Provo, però non è così semplice, insomma. Ciao ragazzi, divertitevi, mi raccomando. Keep the vibe alive. Così ho detto una roba in inglese per fare un po' il fenomeno. Ciao, grazie. Tommy Vinconsole e Ferdi non poteva mancare. No, non potevo mancare. È arrivato, finalmente è arrivato. Mamma mia, finalmente! È stata data, tanto attesa, tanto commentata, tanto criticata. Sta qua, ci sta, e lui sta suonando, bello. Fresco, gente cinese, stanno divertendo, tutto perfetto. Il tuo apripista di questa serata possa essere di buon auspicio per te. Lo spero, è piaciuto anche a Tommy, quindi meglio non si può dire. Bella serata, è venuta molta gente, si stanno divertendo tanto, per fortuna. Però l'estate continua, un'estate ricca e calda quel di Arturo. Continueremo tutti i mercoledì, sempre splendide serate, sperando che verrà ancora più gente e ci sarà anche qualche altro ospite che sapremo il nome fra pochi giorni. C'è Tommy V, finalmente, è stato un nostro sogno, l'abbiamo detto, l'abbiamo nascosto, ci abbiamo provato e alla fine finalmente in console. Il grande ospite l'abbiamo fatto, a quanto pare siamo riusciti e speriamo di continuare sempre così. Dopo il Ciclope, i migliori locali della Campania, ci siamo noi, qui a Lido Arturo, Tommy V. Crescete davvero bene ragazzi, complimenti. Sei sempre gentilissimo. Quando ci vuole, ci vuole. Permettimi di dire che non siamo noi che siamo bravi, è questo splendido pubblico che merita sempre di più. Non ci fermeremo qua, faremo sempre di più. Notti brave. Notti brave. Carmen, One Up, non manca niente. Ciao.